Ragazzi, qui a Creta è davvero pazzesco. Ma guardate il video, capirete che devo scappare. Partire per le vacanze estive quest'anno non è stato per niente facile, ma dopo mille peripezie siamo riusciti comunque a raggiungere la tanto agognata Creta. Le due settimane in programma sono partite da Iraklio. A causa del volo annullato, comunque si è avuto meno tempo del previsto. Per non di meno, dopo aver affittato l'auto nella affidabile e convenientissima Minotauros, giuro, non è una marchetta, e se vi informerete potrete trovare davvero dei prezzi competitivi. Parola di Terurlauber. Ma comunque, arrivati dunque in appartamento, abbiamo lanciato le valigie dentro e ci siamo fiondati al palazzo di Cnosso, prima tappa del nostro tour. Iraklio alla vista non si presenta per niente bene, molto trascurata e a tratti deludente, perché non mi aspettavo tanto degrado una città così tanto turistica e rinomata. Ma torniamo al palazzo. Si tratta dell'unica vera attrazione degna di nota dell'intera isola. Costruito vicino al Monte Ida, famoso per il mito di Zeus, questo palazzo era centro nevralgico della vita politico-religiosa, oltre ad essere il più grande dei palazzi minoici. Il maestoso palazzo aveva un'estensione di 20.000 metri quadrati, 1.300 stanze suddivise su ben 5 piani. Davvero pazzesco! A motivo dell'incredibile estensione e complessità della struttura, gli studiosi che scoprirono per primi il sito archeologico supposero che fosse stato proprio lì ambientato il mito del re Minosse, colui che rinchiuse in un labirinto l'incestuoso figlio per metà bovino, il Minotauro. Andare a Creta e perdersi questo piccolo tesoro è davvero, a mio avviso, un grave errore. Ma credo che sappiate come la penso su castelli e rovine, no? Scendiamo dalla collina e proviamo ad andare a mare. Si è effettivamente trattato di un tentativo non particolarmente riuscito alla fine dei conti. Da quel primo giorno, in terra cretese, fino all'ultimo, infatti, avremmo avuto un auto-invitato compagno di viaggio, il vento! Visto il mare non particolarmente appetitoso ed il vento piacevole come un pugno in un occhio, decidiamo di sacrificare le ore di mare per esplorare il centro città. Questo si presenta leggermente più curato rispetto alla periferia, pieno di piccoli locali, più o meno turistici, tante lucine e colori, ma disposti in maniera non proprio ottimale a mio avviso, facendo permanere una sensazione di leggera delusione e degrado, che rattrista un pochetto. Ma d'altro canto, visto la situazione economica della nazione, non bisogna tutto sommato meravigliarsi. Nuova giornata qui a Iraklio e il vento continua ad esserci. Quanto pare crede molto molto ventoso. Prima di partire verso Matala decidiamo di fare colazione in un luogo storico per provare una specialità locale. Bene viaggiatori, qua siamo al centro di Iraklio, abbiamo un applicazzo, un dolce tipico utilizzato per fare colazione. Vediamo che sapore ha. Comunque, dicevo, la bucazza è un dolce tipico con una pasta sfoglia o con una crema o viene fatta anche con formaggio, noci e miele. Mi ero ustionato la bocca, per questo mi ero bloccato. A stomaco pieno ci mettiamo in viaggio. L'isola mi ricorda troppo la mia amata Sicilia. Rocce, olive e terre rosso-gialle e piccoli paesini che interrompono le immense vallate coltivate. Con poco più di un'ora di tragitto in auto siamo arrivati nella deliziosa Matala. Il paese si presenta con un'aria decisamente freak, ogni angolo è coloratissimo e mette allegria. All'ingresso del paese troverete un enorme ulivo di 600 anni, salvato dal roco dall'artista Spiro Stefanakis, che ha intagliato nelle sue secolari membra le quattro divinità: Zeus, Nettuno, Hermes e Dioniso. Dopo una fulminea visita del paese ci siamo fiondati in spiaggia, la quale si trova a ridosso del piccolissimo paesello. Si tratta di una piccola spiaggia molto comoda, con tratti attrezzati e tratti liberi. La presenza di qualche albero che regala della vitale ombra è davvero un bonus impagabile. La particolarità di questa spiaggia, dall'acqua pulitissima, sono sicuramente le catacombe romane, che sono state incavate nell'arenaria. Al costo di 4 euro sarà possibile letteralmente arrampicarsi tra un loculo e l'altro, per godere di una vista della baia davvero, davvero unica. Tuttavia, se volete evitarvi la salita sotto il caldo e soprattutto risparmiarvi anche 4 euro,
potete godervi un loculo gratuito facendo un paio di bracciate dalla riva. Mica male questi romani ad avere delle tombe vista mare, no? Ma tra le spiagge di Matala non si annovera soltanto la Matala Beach. Infatti, se ci sente sportivi e si vuole godere di qualcosa di un po' più particolare, si può fare come noi e raggiungere la Red Beach. Difatti, addentrandoci nel paese, svoltando a sinistra nel primo e unico incrocio, si giungerà fino a un parcheggio e... Ecco la prima escursione qui a Creta. Siamo a Matala e stiamo andando verso la Red Beach. Per andare bisogna fare una piccola scarpinata. Arrampicarsi fino in cima e poi scendere dalla collina per giungere in spiaggia non è cosa da tutti, ad essere sinceri. Personalmente sono abituato a fare certe scarpinate, ma ponderate bene, credetemi. La spiaggia non è protetta da venti, per non di meno potrete trovare una piccola conca dalla spiaggia color ocra, davvero riservata. Una parte della suddetta è riservata ai nudisti, mentre la seconda metà è normalmente usufruibile. Seppur molto, molto arruccata, la spiaggia presenta ben due bar dove potersi ristorare. Il mare è fantasticamente pulito dalle svariate sfumature di blu e la spiaggia, come ho già detto, è bellissima. Tutto è paradisiaco. Un solo problema, rifare la scalata. Se Dante fosse andato a Red Beach, sono ben certo che avrebbe inserito la scalata in uno dei gironi infernali. Tuttavia Matala regala tanto al suo visitatore, visto che questo piccolo paesino è tanto vivo di giorno che di notte, per poi esplodere nel weekend, con serate disco sulla spiaggia. Inoltre risulta essere un ottimo punto di appoggio per visitare le altre spiagge. Nei giorni a seguire infatti abbiamo visitato la splendida spiaggia di Schineria, ad esempio, una spiaggia che dista circa 1 ora e 30 da Matala, facile da raggiungere con un tratto sterrato facilmente percorribile di 2 km e un ampio parcheggio. La spiaggia è sia attrezzata che libera, ma con 20 euro si può godere di ombra, una doccia e anche un gabinetto, il che l'ho trovato un prezzo accettabile. Consiglio di portarvi una maschera in questo luogo, che potrete vedere tanti bei pesciolini colorati. Nuotare in queste splendide e cristalline acque è davvero un'esperienza fantastica. Da qui infatti spesso partono molte escursioni per gli amanti del mondo subacqueo. Anche qui potete godere sia di un bar che anche di una taverna. Il bar è aperto fino alle 18 e la taverna intorno alle 21. Posto assolutamente da visitare. Ma le spiagge non sono di certo terminate, infatti, sempre a una distanza di 1 ora e 30 da Matala potremo trovare un'altra spiaggia unica nel suo genere, e mi sto riferendo alla spiaggia di Preveli. Abbiamo imparato qui a Creta che se qualcosa è bello devi sudartelo. Difatti anche questa spiaggia prevede una sfacchinata. Seppur in auto è facilmente raggiungibile con strade asfaltate e un ampio parcheggio costato 2 euro, raggiungere la spiaggia è tutta un'altra storia. Difatti per poter nuotare bisogna farsi una bellissima, per così dire, scalinata. Ma come si dice al mio paese, a scendere tutte sante aiutano. Il problema poi è risalire. Ad ogni modo, la spiaggia è unica nel suo genere. Qui potete trovare una sabbia fatta di piccolissimi sassi, un'acqua cristallina e piena di pesciolini, ma la particolarità di questa zona è la presenza di un fiume di acqua verde smeraldo immerso nelle palme, dove è possibile fare body rafting, per meglio dire, dopo essersi addentrati in questa giungla di palme, per poter proseguire bisogna letteralmente lottare con le correnti. Oltre che bello, è stato davvero davvero divertente. Lasciamo Matala per raggiungere uno dei luoghi più conosciuti e visitati dell'isola, Kania. La città portuale è decisamente molto più turistica delle precedenti. Non vi è un angolo della piccola cittadina che non sia pieno di gente. Il centro nevralgico è appunto il porto veneziano, costruito nel 1300. La cittadina non ha alcuna velleità architettonica, tuttavia si presenta molto più curata della capitale cretese. L'aria che si respira è decisamente più naif e commerciale, distaccandosi decisamente dall'aria tipicamente rurale di Creta. Tuttavia, passeggiare per Kania rimane un'esperienza molto gratificante. Non sono pochi i punti deliziosi da vedere e da fotografare, visto il variegato concentrato di colori e di vita. Kania è famosa per essere un ottimo punto di snodo per le molteplici spiagge che si possono trovare nei dintorni. Da citare sicuramente vi è la Golden Beach, considerata come una spiaggia ufficiale di Kania. Una spiaggia bella nella sua semplicità, comoda da raggiungere e ben servita da molteplici lidi. La Golden Beach si staglia a ridosso di una scogliera che, qualora si volesse, regala punti di mare appartati e privi di sabbia, seppur non proprio comodissimi.
A pochi passi dalla Golden Beach sarà possibile trovare anche l'Iguana Beach e anche Agio Apostoli, due piccole spiagge dorate dal mare limpido. Tuttavia, a mio avviso, visto le ridotte dimensioni, preferisco la Golden Beach, ma è solo una questione di gusti. Inoltre, ammetto di essere stato deluso un pochettino dalla Iguana Beach, perché si leggeva che si potessero incontrare delle iguane, ma... Ciao vicino! Guarda, ciao! Sei tu la piccola iguana? Nei giorni a seguire, grazie all'utilizzo dell'indispensabile auto, ci siamo messi alla ricerca delle più belle, se non anche delle più famose spiagge della zona. A causa dell'estremo stress psicologico fatto da molti noleggiatori di auto, abbiamo deciso di raggiungere la famosissima spiaggia di Balos via mare. Per quanto molti affermino che la strada sterrata sia comunque altrettanto percorribile, se si faccia ovviamente attenzione, e che la vista da lassù sia davvero impagabile, abbiamo preferito evitare ogni problema di sorta ed abbiamo deciso di fare, come dire, un po' i VIP. Infatti non solo abbiamo evitato di prendere l'enorme barcone che con 27 euro ti stipa con 120.000 altri sconosciuti e ti fa fare le corse tra una spiaggia e l'altra, abbiamo infatti deciso di concederci una barca privata, la Sargos Fishing Trip. Giunti al porto di Kissimos, il porto dove partono la maggior parte delle gite e o crociere, il simpaticissimo capitano Georgios non solo ci ha accompagnato a Balos come volevamo, ma ci ha fatto sostare anche sull'isola di Gramusa, facendoci vedere questa bellissima, ma dico credetemi, bellissima spiaggia, che quando non è presa di assalto dai molti turisti è davvero magica. Guardate qui che paradiso terrestre, acqua fantastica, sabbia di ciottoli e pietrine, un relitto come abbiamo appena visto, non troppo antico ma fa la sua scena, è per giunto un castello che però non andremo a vedere perché dalla spiaggia ci vogliono circa 50 minuti di arrampicata, e tra un'arrampicata e una bella nuotata mi sa che vince la bella nuotata. Affascinante anche vedere il relitto della Ditrimos P, una nave cargo che trasportava cemento nel 1967 e che adesso fa parte integrante della costa di Gramusa. L'isoletta permette di potersi rilassare in completa solitudine, ma solitamente non si hanno troppe ore a disposizione e quindi ci si ammassa tutti nella prima e splendida spiaggia vicino al molo. Tuttavia vi sono diversi angoli davvero davvero preziosi. Terminato il tempo a Gramusa, il nostro splendido capitano ci ha preparato il pranzo con del pesce super mega fresco. Bene ragazzi, adesso è il momento del pranzo fantastico. Il nostro capitano Georgios ci ha cucinato con la sua compagna. Guardate qua che meraviglia. Anche lì, vedi qui, pesce fritto e l'insalata pretese che con la penna freschissima, qualcosa di però eccezionale. Ma... guest star è la nostra piccola Mini. Ciao Mini! Pancia piena vuole riposo, e quale miglior posto che la baia di Balos? Ancoratici poco distanti dalla costa di Balos, che dista 10 minuti di barca dal molo di Gramusa, ci siamo goduti in primis il dolce dondolio del mare e dopo aver digerito il pranzo ci siamo dati alla scoperta della famosissima spiaggia di Balos, per l'appunto. La fama di questo luogo è decisamente meritata. Si tratta di una spiaggia con diverse sfaccettature, che crea una piscinetta naturale ideale sia per i bambini o per chi ama prendere il sole. Seppur non facilmente raggiungibile, la spiaggia è comunque servita con una spiaggia appunto attrezzata e un piccolo bar. Personalmente ho adorato fare il giro in barca e non posso fare altro che consigliarlo. Visto anche la simpatia e la gentilezza del capitano, non posso fare altro che consigliarlo anche a voi per godere in semplicità di uno dei luoghi più unici di Creta. Passando per Kissimos non si può non sostare in un ristorante davvero davvero particolare, dove i piatti vengono cucinati ancora a legna seguendo vecchissime ricette contadine. Un luogo appartato e davvero unico nel suo genere. Distacchiamoci un attimo dalle solite rotte turistiche e addentriamoci nell'entroterra cretese. Qui, tra grandi distese di ulivi, sarà possibile trovare il monastero di Agia Triada. Questo antico monastero, risalente al 1632, oltre ad essere un prezioso patrimonio religioso e artistico, regala al visitatore la possibilità di degustare oli e vini locali pregiati. Attraverso tecniche antiche e materie prime di indiscussa qualità, in questo monastero si potranno trovare prodotti dal gusto unico, che ho davvero il piacere di consigliarvi. Ma bisogna essere anche un pochino critici qui a Creta, non è tutto magnifico. Difatti abbiamo avuto anche noi la nostra dose di delusione. Mi sto riferendo
alla spiaggia di Calassana, che ci è stata descritta come un posto paradisiaco, privo di turismo, di massa, e facendoci poi in fin dei conti illudere. Difatti, appena siamo giunti, la realtà ci ha investito bruscamente. Non che la spiaggia in sé sia brutta, il mare è meravigliosamente blu e la spiaggia è pulita, ma la lunghissima spiaggia, appunto, è completamente occupata da lidi, che hanno prezzi davvero poco convenienti. Possiamo dire che sia una Rimini cretese, con però un mare decisamente pulito. Qui a Calassana vi consiglio di fare gli sport acquatici, ma visto i prezzi, il giorno seguente il karma ci ha ripagato. Difatti, appunto, il giorno dopo, non una, non due, ma ben tre spiagge, e posso affermare con certezza che siano state una più bella dell'altra. Abbiamo iniziato il nostro spiaggia tour dai Lafonisi. Questa è conosciuta per la sua sabbia rosa, ma non è questa a renderla speciale, bensì la sua splendida baia ed il mare dalle quattro sfumature di blu. Qui potrete godere non solo della spiaggia, ma anche di una parte di scogliera. L'unica nota dolente è la completa assenza di ombra. Quindi munitevi di ombrelloni o vi ustionerete. Sicuramente sarebbe una spiaggia in cui rimanere un'intera giornata, ma era l'ultimo giorno e quindi ci siamo spostati verso la spiaggia di Volulimni. Una piccola e splendida piscinetta naturale protetta dalle correnti marine, ma purtroppo non dal vento. È facile da raggiungere e lontana dalle rotte turistiche, quindi è il luogo perfetto per godersi del buon mare e un po' di tranquillità. Ma la vera sorpresa fu Kedrodasos, appartata dagli splendidi colori, riparata dal vento e molto molto spaziosa. Certo, per raggiungerla bisogna zompettare un pochino come le caprette che abbiamo incontrato lungo il tragitto, ma nulla a che vedere con le precedenti spiagge. Che dire, una giornata di mare davvero davvero gratificante. Anzi, qualcosa di dire c'è. Nel prossimo video farò una classifica delle spiagge dove ci saranno molte più informazioni, quindi iscrivetevi al canale e non perdetevi i prossimi video. Ad ogni modo, terminati i giorni previsti per Cania, ci siamo diretti verso la nostra ultima tappa, Retimno. Si tratta soltanto di un'oretta di viaggio da Cania, è una tratta decisamente rilassante da fare. Il paesino di Retimno, anch'esso sito in riva al mare, risulta essere decisamente più tranquillo, seppur molto carino. Vi è un lunghissimo lungomare in cui passeggiare e osservare le decine e decine di negozi e ristoranti. Il piccolo porticciolo è davvero delizioso e per gli amanti di castelli e fortezze il paese regala anche qualche piccola gioia a riguardo. La fortezza veneziana della metà del 500 è una piacevole passeggiata che consiglio però di fare nel tardo pomeriggio, altrimenti il caldo vi uccide. Tuttavia, passeggiare lungo le vie del paese è davvero piacevole e soprattutto assaggiare il gelato fatto con il latte di capra è una specialità davvero golosa. A Retimno può anche essere un ottimo punto di appoggio per scoprire diversi tesori delle zone circostanti, come ad esempio il piccolo paesino di Georgopoulos, un piccolo paese con un piccolissimo porticciolo e una deliziosa spiaggia attrezzata. Particolarità di questa spiaggia è la chiesetta costruita sulla scogliera. La cappella è dedicata a San Nicola, patrono dei marinai, e spesso è utilizzata per i matrimoni, visto le splendide photo opportunity che si possono fare. Che dire di Creta? È una delle mete più ricercate da tedeschi e italiani. Sicuramente è una terra piena di meraviglie, piena di persone splendide, umili e davvero davvero amorevoli. Gli scorci di mare sono splendide e il cibo, seppur non particolarmente variegato, dà davvero soddisfazione al palato. Tuttavia, ammetto che per puro personale gusto ho trovato Creta un pochino noiosa per certi versi, poiché escluso il mare, che a tratti è davvero incantevoli, e qualche scarpinata di trekking, che in estate sinceramente sconsiglierei, non ha molto altro da offrire. E quindi vi lascio con questo quesito, cosa ne pensate di Creta? Lasciatemi un commento qui sotto, sarò davvero curioso di leggerli. Vi ricordo, nella descrizione potete trovare non solo la suddivisione in capitoli, ma anche le mappe dei percorsi fatti. Piccole stelline viaggiatrici, vi ringrazio per aver visto il video e spero di poter ricevere una pioggia di mi piace e una tempesta di condivisioni. I miei contatti li trovate qui sullo schermo o anche qui sotto nella descrizione. Ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video!